La tua casa ti aspetta nei nostri nuovi showroom, cucine, ceramiche, bagni, porte, serramenti, pavimenti e scale. Ed il NOL oggi più che mai il mondo della casa. Human beings in a mind. What's a mind to a king? What's a king to a god? What's a god to a non-believer? Marmora di Biella, come vedete veramente c'è già tanto tifo perché tra pochi minuti si parte con il test match nazionale rugby femminile Italia-Francia. Abbiamo con noi pochi minuti per una battuta il presidente Vittorio Musso e poi abbiamo Cesare Maia e ancora abbiamo Maria Cristina Ton del coordinamento nazionale. Una battuta perché so che avete fretta. Allora si parte veramente, pochi minuti e si va. Sì, si parte come sempre, abbiamo organizzato tutto al meglio, mi sembra che non ci sia alcun problema, siamo qui per vedere l'Italia e auguriamoci ovviamente di vedere una bella vittoria, mi sembra che il pubblico stia arrivando e quindi il tempo è bellissimo, speriamo, ci auguriamo davvero che vada tutto bene e come sempre forza Italia. Assolutamente. Maria Cristina, allora, un coordinamento non facile per arrivare fino qua? Ma in realtà guarda, è sempre entusiasmante, per cui diciamo le difficoltà poi fanno parte dello sport come nella vita e le superiamo appunto nell'uno e nell'altro ambito uscendo dal frontale da buoni rugbisti. Però voglio sottolineare la calorosa accoglienza del Biella Rugby, oltre che una grande organizzazione, e una straordinaria accoglienza anche di Biella come città, per cui niente, siamo felici di essere qua e ripagheremo come al solito col massimo impegno in campo. Sicuramente ci sentiamo ancora in intervallo, poi insomma alla fine vedremo che cosa succede. Cesare Maia, insomma, era anni che non doveva esserci questo momento. Sono 10 anni esatti da quella volta dell'esordio nel Sei Nazioni, quindi è anche una ricorrenza questa, e mi fa piacere che l'Italia riparta due volte da Biella, una prima volta 10 anni fa e un'altra volta qui. Vedo che c'è pubblico, vedo che è arrivata tantissima gente anche dalla Francia, quindi credo che sarà un bello spettacolo. Sì, c'è anche tanto entusiasmo, ma l'entusiasmo a voi non manca mai, proprio come popolo del rugby. Ma è una passione, quindi sai, si fa quello che si fa, lo si fa con mettendoci proprio il cuore. E qui di cuori ce ne sono tanti che hanno lavorato proprio a tappeto in questi giorni. Test match giocato a Biella, l'Italia del rugby femminile tiene a testa per un'ora alla più quotata Francia, poi cede di schianto negli ultimi 20 minuti. Le ragazze di Giandomenico subiscono nei minuti iniziali con la meta di Torres che si infila facilmente tra le maglie delle italiane. L'Italia non aspetta e al 12° arriva la meta del capitano Barratin. Al 25° ancora sorpasso l'Italia con la meta di Furlan, ma purtroppo le azzurre concedono troppo e negli ultimi 10 minuti del primo tempo subiscono un piazzato di Bourdon e la meta di Banet.
Nella ripresa l'Italia è inarrestabile e va a segno con Arrigoni. Ancora le azzurre perdono il pallino del gioco, concedendo troppo alle francesi che nell'ultimo quarto d'ora vanno a segno con Bodaud e Gross. L'Italia perde 21-41. Dobbiamo approfittarne perché questa è una buona piattaforma d'attacco. Attenzione, palla nelle mani di Giordano che prova a partire. Sì, bene, ottima, bene. ottima interpretazione del bene. Ottima interpretazione. E 9 risponde a 9, bravissima Sara. Fantastico, fantastica. Allora siamo veramente all'intervallo, c'è stata un incontro appassionato, vero? Sì, un incontro appassionato. L'Italia mi ha relativamente sorpreso, ma sta facendo veramente una grandissima partita. Io mi sono rugbisticamente innamorato di Sara Barattin perché oggi sta veramente due spanne sopra le altre. Una bellissima partita e secondo me già da adesso Sara Barattin è la giocatrice del match. Poi abbiamo alle nostre spalle, ecco qua, due consiglieri, addirittura due consiglieri federali. Che cosa si può commentare di questo incontro, di queste giornate? È una giornata splendida, lo dice il sole, il pubblico anche, perché c'è un bel numeroso pubblico, caloroso oltretutto, e quindi è una partita che si sta vivendo appassionatamente, come è giusto che sia. Due squadre che sono, sia la nostra sia la Francia, un po' anche in ricambi generazionali, alcune atlete che sono anche fuori, altre che si stanno, e stiamo vedendo un bel gioco, questo sì, un bel gioco, sia da parte, soprattutto da parte, io guardo adesso l'Italia, da parte nostra, abbiamo fatto due belle mete su due azioni molto interessanti e anche che hanno coinvolto tutti i 15 le giocatrici, quindi siamo veramente veramente soddisfatti di questo lavoro che stanno facendo i tecnici, le giocatrici e tutto il gruppo della femminile. Ecco, poi Biela veramente con tanto pubblico ha proprio sottolineato questa nazionale femminile di rugby, insomma non sarà professionismo, però veramente questo è un grande dimostrazione. Io penso che il professionismo non sia dato dai soldi, penso che sia dato dall'impegno, per cui le nostre ragazze si impegnano sempre 2000, anche se non c'è un ritorno economico eclatante, ma quello che conta è quello che ci si mette. E questa, in questo incontro si è messo tanto, vero? Questo incontro ci sta sorprendendo perché abbiamo anche tante ragazze nuove in campo e quindi c'erano dei meccanismi, no, che era da capire come si sarebbero liati successivamente, ma che dire, grandi. In Italia questo rugby può veramente crescere e prendere maggiore spazio? Certo. Deve? Deve, anche perché ne ha tutte le caratteristiche, le società stanno interessandosi e quindi integrando ulteriormente squadre femminili al resto del club. Cioè, noi siamo un mondo completo, non siamo, infatti ci chiamiamo rugby al femminile e non rugby femminile, perché questo è rugby. E l'abbiamo veramente visto proprio in questo incontro. Poi abbiamo tre in panchina. Che cosa è successo? In tribuna, siamo infortunate, quindi ci tocca assistere dagli spalti, però insomma cerchiamo di supportare la squadra al meglio e siamo tutte sorprese positivamente perché comunque ci sono tante ragazze nuove che stanno facendo molto bene, soprattutto la numero 10 Jessica Busato ha fatto non so quanti placcaggi e insomma siamo felici di queste nuove ragazze che si stanno iniziando adesso con la nazionale. Ecco, ecco, però in panchina si soffre, vero? Vedere... Sì, si soffre, però siamo lì con loro, anche se non siamo fisicamente ci siamo col cuore, quindi e le sosteniamo lo stesso. E loro penso lo sentono questo? Lo spero, un tanto. Da quanto tu hai iniziato a giocare a rugby? Ho iniziato da 10 anni più o meno a scuola attraverso giochi sportivi studenteschi e da lì mi sono appassionata e abbiamo creato una squadra femminile a Como nella mia città dove prima non c'era e da 8 anni mi sono trasferita a Monza per giocare a 15. Ecco, adesso vi chiederò proprio una domanda a tutte. Ovviamente la tecnica c'è, ovviamente regole e gioco, ma quanto cuore? Tanto cuore, tanta passione, ed è il motivo per cui continuiamo a giocare, perché alla fine è il gruppo quello che conta, sia nel campionato ma anche in questa nazionale. Credo che l'abbiamo dimostrato al mondiale di essere un gruppo molto unito e questa alla fine è la nostra forza più grande. Sì, come dice lei, comunque rugby è passione e sacrificio,
forse a maggior ragione noi che appunto non viviamo di questo, c'è chi studia e chi lavora per mantenersi, però piace e lo si fa molto volentieri, quindi... Sì, è importante comunque questo gruppo, infatti noi che comunque siamo purtroppo fuori siamo venute qui per sostenere la nostra squadra e speriamo che finisca bene. Ovviamente come dirigenti non potete che sentire questa soddisfazione. Certo, anche perché noi cerchiamo di fare di tutto perché questa soddisfazione sia supportata da struttura. Ecco, da struttura esattamente, questo è la parte fondamentale, ovviamente la parte che forse l'Italia deve ancora crescere in quel senso, vero? Sì, ma la teoria Kaizen dei piccoli passi è quello che stiamo cercando di metterci tutti quanti. Allora, come dicevo a Cesare Mai, non si fanno mai pronostici, però cosa vedete in questa, dopo questo gioco? Io i pronostici li faccio sempre perché ci tifa l'Italia e noi auspichiamo che vinca l'Italia, ma è chiaro, dopo i valori in campo saranno, ci diranno chi avrà vinto e chi avrà perso, come in ogni partita di rugby, ma siamo veramente fiduciosi del gruppo e del movimento soprattutto che ci sta dietro in questi anni, che stanno crescendo di anno in anno, il numero delle tesserate, il numero delle squadre che partecipano ai campionati, insomma questo comincia a esserci anche un bel ricambio tra le ragazze, che è importantissimo anche dal punto di vista della competizione tra di loro per avere i ruoli in campo, quindi siamo sempre fiduciosi che vinca l'Italia, non... comunque in ogni caso. Allora, sono qui in compagnia di Sara Barattin, capitano numero 9 della nazionale italiana. Sara, una partita intensa, peccato alla fine per il risultato, le ultime mete forse arrivate tardi delle francesi, un calo forse fisico, mentale, cosa dici? Penso che abbiamo retto 60-70 minuti, credo, e poi ovviamente loro hanno aumentato l'intensità e noi ancora ci manca questa preparazione, per cui dobbiamo lavorare di più sotto il punto di vista fisico e sotto il punto di vista mentale. Secondo me potevamo evitare degli errori che abbiamo fatto al primo tempo. E niente, dai, dobbiamo lavorare in campo. Oggi sono scese un sacco di esordienti, per cui è positivo per tutto il nostro movimento italiano. Ok, allora senti, ti faccio una domanda semplicissima, un appello alle ragazze, ai genitori delle ragazze che magari pensano che il rugby sia uno sport prettamente maschile, per invogliarle magari a venire al campo. Glielo fai tu, e io sono un maschio, quindi so, potrei essere il partigiano, magari potrebbe essere qualcosina in più, detto dal capitano della nazionale italiana. Allora, per me qualsiasi sport è sia al femminile che al maschile, per cui le ragazze devono solo mettere i piedi in campo e iniziare a provare, che guarda, mi diverto ancora. Abbiamo appena finito di parlare col capitano Sara Barattin, adesso siamo qui con Andrea Di Giandomenico, allenatore capo della nazionale italiana femminile. In generale, come hai visto le tue ragazze oggi? Al di là del risultato? Sì, no, assolutamente al di là del risultato siamo, credo, molto soddisfatti di quello che hanno fatto le ragazze oggi in campo. Sono state in partita per un'ora, lo sono state anche all'ultimo, quando è cresciuto un po' il ritmo e l'intensità delle francesi sicuramente, però queste partite noi approfitto per ringraziare la possibilità di giocarle, quindi tutta biella dalla società all'amministrazione che sicuramente ci hanno dato questa opportunità, sono le partite che ci servono proprio per poter innalzare l'intensità delle nostre prestazioni. Abbiamo visto che sappiamo fare le cose e le dobbiamo fare per più tempo e più velocemente, quindi in generale direi che siamo molto soddisfatte delle ragazze. Ok, grazie. Un'ultima cosa, dopo appunto il nono posto fantastico al mondiale, io ho letto il tuo appunto articolo dove appunto parlavi della buona unione tra senatrici e ragazze esordienti, come ti sono sembrate oggi le ragazze dal punto di vista mentale, specialmente quelle più giovani, diciamo? Io questo credo che sia un nostro punto di forza, come dicevi tu, giustamente quest'anno si è dimostrato anche al mondiale, ma negli ultimi anni abbiamo sempre avuto l'inserimento di ragazze nuove, giovani, che immediatamente si sono trovate a loro agio. Ovviamente adesso c'è un ricambio molto più importante fra alcune che hanno smesso, alcuni infortuni che purtroppo
quest'anno li stiamo pagando un po', però ripeto, anche questo è il frutto di un movimento in crescita, un movimento che crede in quello che fa e quindi non può che portare risultati positivi, anche se ovviamente si è visto che il lavoro da fare è ancora tantissimo. Allora, bonjour, vous êtes de où, de la France? On est de la Savoie. Ah ouais, vous êtes à côté de lui. Et parce que pourquoi vous êtes ici? Bah en fait on est venu voir, il y avait donc ma nièce, Emily, le numéro 20, ah ouais, qui jouait. Et on avait aussi une autre amie là. Et c'est votre amie? C'est votre amie? Oui, la 12. Non, c'est ouais, la 12 et la 20, on les connaît très bien. Allora, vengono dalla Savoia e sono qui perché sono amici della numero 20 e della numero 12. E c'è la prima volta che vous êtes ici in Italia? In Italia, oui, c'è la prima volta. Oui. Ouais? Oui. C'est joli, bien là? Oui. Attenzione. E qu'est-ce que vous dites de cette match? Bah, ça c'était un très beau match. Ça a bien joué des deux côtés. Donc, bon, on est venu supporter plus la France que l'Italie, bien entendu. Hein, mais non, si c'était un beau match. Ça a bien joué. Voilà, la France aussi. On est content d'avoir gagné. Ouais. D'accord. Mais sinon, non, bravo à l'Italie quand même. Elle a bien, très, très bien joué. Ouais, très beau match. Ouais. Ouais, ben, bien, merci. Allora, abbiamo appena sentito dei supporters francesi e ci hanno detto che vengono dalla Savoia, quindi qui vicino, e sono venuti qua perché erano amici della numero 20 e della numero 12. Vabbè, ovviamente hanno fatto i complimenti per la città di Biella che è stata molto apprezzata e ovviamente hanno detto che sono molto felici del risultato e comunque l'Italia perché è stata partita e che comunque l'Italia non ha screditato dei francesi, diciamo. Dobbiamo approfittarne perché questa è una buona piattaforma d'attacco. Attenzione, palla nelle mani di Giordano che prova a partire. Sì, bene. Ottima, bene. ottima interpretazione del bene. Ottima interpretazione. E 9 risponde a 9, bravissima Sara. Fantastico, fantastica meta.